Saluto da Ivan di PacoDigit. Questa sera proviamo HTC Evo 3D, un telefono che non è nuovissimo, è in distribuzione già da qualche mese. Lo abbiamo avuto a disposizione per fare una breve recensione e quindi cogliamo l'occasione al volo. È comunque un telefono che sta ancora degnamente sul mercato, ha delle caratteristiche hardware di primissimo, primissimo livello. Come si può evincere dal nome, l'elemento caratteristico di questo telefono, quello più spiccato, è quello di avere una fotocamera in grado di eseguire scatti in 3D con risoluzione 2 megapixel e anche il display è in grado di riprodurre le immagini scattate in 3D senza nessun tipo di problema. Vediamo un attimo il telefono. La parte anteriore è caratterizzata da questo display con diagonale da 4,3 pollici. La risoluzione del display è Quarter HD, quindi 540x960 pixel, un display che pur non essendo AMOLED, è veramente molto bello, colori che trovo molto realistici, secondo me è veramente un bel display. Abbiamo i quattro tasti a sfioramento nella parte bassa del telefono, con caratteristiche comuni oramai a tutti gli Android, la lente per la ricerca, tasto di ritorno, menu contestuale e la casetta home. Sulla parte bassa del telefono, del display, troviamo questi tasti che sono uno per la personalizzazione del nostro dispositivo, uno per il richiamo del telefono, l'altro per chiamare invece le applicazioni. Parte superiore con capsule auricolari, sensore di luminosità e di prossimità e foto-videocamera frontale. Abbiamo nella parte superiore il tasto di accensione e spegnimento del telefono, un jack con cuffia da 3 mm e mezzo, presa micro USB con abilitata anche all'HDMI. Nella parte bassa abbiamo questa piccola fessura che ci permette anche di aprire il nostro telefono. Nella parte destra abbiamo due tasti per il controllo del volume in alto e in basso e cosa abbastanza tipica soprattutto per HTC, ma ahimè anche per molti altri produttori, troviamo il tasto di scatto della fotocamera. Abbiamo un doppio selettore che ci permette di variare la modalità da 2D, quindi la fotocamera funzionerà nella maniera tradizionale, a quella 3D, avremo immagini con ripresa 3D. Il tasto è un tasto a doppia corsa in quanto il telefono è dotato di autofocus. Dico subito, parlando delle fotografie del reparto multimediale, che la parte multimediale, gli scatti non sono niente male, anzi sono piuttosto gradevoli. Trovo che il telefono potrebbe fare un po' di più da questo punto di vista, avendo una vocazione anche per la fotografia, forse si potrebbe chiedergli di più sia nelle foto che nei video. Lo trovo anche un filino lento nella messa a fuoco. Ci sono dispositivi in grado di fare messa a fuoco in maniera molto molto più veloce. Comunque, la fotocamera funziona a 5 megapixel in modalità 2D, abbiamo un doppio flash LED per illuminare. La parte video invece è a 1280x720 punti, quindi siamo in qualità HD, purtroppo non c'è il Full HD. Parte posteriore del telefono, che è di un bel materiale gommato, molto gradevole al tatto e aiuta molto nel grip. Guardando il telefono, si può dire che forse, per quanto riguarda le dimensioni, l'unico dato, che stona un pochino, al di là dei numeri, che sono 126x65 di altezza e larghezza, lo spessore è 12,1 mm, ma lo spessore sembra più corposo di questi 12 mm, forse anche perché c'è questa gobba sul retro e perché il telefono ha comunque un peso di circa 170 grammi che si sentono tutti. Questo gli regala una sensazione di buona solidità, però sicuramente è un pochino
pesantino come apparecchio. Vediamo un pochino la parte hardware. Come dicevo, un hardware di primissimo livello, processore Qualcomm Dual Core da 1,2 GHz, un giga di RAM, scheda grafica Adreno 220. Naturalmente il telefono è dotato di memoria interna da 1 GB, che può essere espansa con schede micro SD. Per quanto riguarda altri aspetti dell'hardware, oltre al consueto Wi-Fi, supporto DLNA, abbiamo anche il Bluetooth in versione stereo 3.0, e abbiamo poi la parte radio, che è a 14.4 megabit in download e a 5.76 in upload, quindi è estremamente veloce anche nello scambio dei dati. Guardando l'interfaccia, siamo in presenza della Sense 3.0. Io desidero dire immediatamente qual è il mio punto di vista quando mi approccio ai terminali HTC, e voglio sbilanciarmi in senso positivo. Io ritengo che in questo momento, prescindendo dalle dimensioni dei display e da una serie di altre variabili, il lavoro che HTC è in grado di fare sul sistema operativo Android grazie alla presenza di questa interfaccia Sense sia il migliore in assoluto. Al di là dell'interfaccia tipica, che offre un livello di personalizzazione che oramai è simile anche a quello degli altri produttori, trovo che ci sia un'ottimizzazione del sistema veramente veramente interessante. Molto veloce, molto fluida nel fare tutto, estremamente intuitiva. Direi che questa è l'arma in più che ha. Direi che l'esperienza maturata nel corso degli anni, prima con Windows Mobile in tutte le sue versioni, poi il fatto di aver applicato per primi l'interfaccia Sense naturalmente sulle prime versioni di Android, renda veramente gustoso l'utilizzo di questi apparati. Io direi che ci si può riferire senza problemi alla parte telefonica, con un dialer telefonico che funziona molto bene. Per quanto riguarda la ricerca intelligente, non c'è nessuna incertezza. Quando cerchiamo un contatto, 99 volte su 100 ci viene proposto esattamente quello che avevamo nella testa di trovare. Parte telefonica che, al di là della sua interfaccia, funziona piuttosto bene, sia per quanto riguarda la tenuta del segnale che per quanto riguarda la qualità della fonia. Stessa cosa, va bene, qui possiamo aprire il nostro menu, che viene diviso naturalmente in pagine a scorrimento. Abbiamo precaricati tutti i programmi principali del pacchetto Android, quindi casella di posta elettronica, Gmail e tutto ciò che gli ruota attorno. Abbiamo il client di Facebook, di Twitter, abbiamo caricato Adobe Reader, naturalmente nel browser, poi magari lo vedremo, gira senza problemi il Flash Player in versione full. Abbiamo poi un calendario che HTC ha aggiunto a quello normale di Android, così per la posta elettronica c'è un programma veramente molto ben fatto che permette di aggregare anche più account di posta elettronica, galleria con supporto al Pinch to Zoom. Diciamo che poi troviamo, come dicevo prima, i classici programmi di Android. Una cosa importante, cioè un'altra di quelle cose che personalmente mi fa ritenere il lavoro di HTC veramente ben fatto sui terminali Android, è il browser. Browser che, come dicevo, ha un pieno supporto al Flash Player, ma al di là di questo ha, secondo me, una capacità di velocità di caricamento delle pagine, ma soprattutto di rendering della pagina e di fruibilità dei contenuti della pagina, che secondo me non ha pari nel mercato. Vi dico sinceramente che ho provato più di una volta, anche utilizzando dei programmi di diagnosi, a capire dove stiano le differenze. Di fatto il motore del browser sembra più o meno sempre lo stesso. C'è però un lavoro di affinamento che probabilmente viene appunto fatto dietro le quinte, che a mio giudizio rende i browser degli HTC di alta gamma
i migliori, almeno parlo da un punto di vista personale, sono quelli che mi danno più gusto durante la navigazione internet con i terminali Android. Proviamo magari ad aprire un contenuto giusto per vedere la velocità di caricamento. In questo momento stiamo utilizzando una connessione HSDPA, quindi stiamo utilizzando una rete di un gestore. Come si può vedere, la pagina ha un caricamento quasi istantaneo, nessun tipo di incertezza nel pinch to zoom, nessun tipo di incertezza nel muoversi in tutte quante le direzioni. Ribadisco quanto detto prima, penso che questo sia il livello più alto di navigazione che si possa trovare oggi sul mercato. Che cos'altro dire? Ho già speso due parole per quanto riguarda la fotocamera. Io direi che possiamo dividere in due il giudizio su questo telefono. Un telefono che trovo molto bello esteticamente, piuttosto ben costruito, un pochino grassottello nel peso e nelle dimensioni. Elemento caratteristico è questa fotocamera 3D che forse potrebbe essere un pochino messa a punto. Ribadisco per quanto mi riguarda un assoluto entusiasmo per quanto riguarda il funzionamento dell'interfaccia HTC Sense su questo tipo di terminali. Bene, direi che ci possiamo fermare qui. Un ringraziamento da parte di Ivan per l'attenzione e alla prossima.